Qui a Vasto siamo molto attivi sulla partecipazione all'interno delle istituzioni. Vediamo che non c'è uno scollamento tra chi svolge incarichi tecnici all'interno delle istituzioni e la politica. Quindi è facile per gruppi di speculatori e gruppi economici intervenire sui tecnici e far passare delle cose che non sono certe volte, ma quelle volte neanche decise dalla politica. Questa è un'altra grave mancanza per la partecipazione all'interno delle istituzioni locali anche dei cittadini. Questo dovremmo ripensare la democrazia, è arrivato il momento di ripensare la democrazia, soprattutto nel nostro paese, perché è più colpito da questi gravi avvenimenti questi problemi che sono venuti al pettine dopo tanti anni di gestione allegra della nostra finanza pubblica, per cercare di trovare una strada percorribile e con una direzione. Qui saremo ben lieti con l'avvocato Piero Riccio di riprendere un po' i fondamenti della Costituzione, che saranno proprio, sono ancora attuali. Come disse una cosa bella, la disse Napolitano, la nostra Costituzione è come una signora con qualche ruga, ha bisogno di solo forse di qualche ritocco, ma ha dei lineamenti ancora bellissimi, quindi speriamo che... Grazie a Domenico per questa interpretazione. Volevo aggiungere un'informazione per quanto riguarda il terzo seminario, diritto costituzionale, diritto amministrativo, il primato del Parlamento e la funzione amministrativa, si espleterà in 6 sessioni, dove la prima sessione prevede storia della carta costituzionale, compromesso tra cultura cattolica, cultura socialista e cultura liberale, che è uno dei concetti importanti. Nessun uomo politico, ma non nel senso che intendono loro, nel senso che diceva prima il professor Buonavolontà, cioè politici siamo ognuno di noi, perché siamo partecipi della polis, siamo persone che vivono la città, la politica in prima persona, e quindi siamo noi quelli che devono in qualche modo rispolverare, conoscere, approfondire cosa dice la Costituzione. Io, a parte qualcuno laureato in giurisprudenza, anche io ho avuto difficoltà i primi giorni a riguardare gli articoli della Costituzione che avevo studiato addirittura ai tempi del liceo grazie al professore, poi l'abbiamo persa di vista, insomma, questa Costituzione. E quindi sarà oggetto di riflessione gli articoli fondamentali, sui principi, no? Prego. A proposito di quello che dice Francesco, molto brevemente, lui nella premessa ha fatto riferimento ad una formula che noi utilizzeremo per trattare il tema, libertà di puntini sospensivi, libertà da puntini sospensivi. Questa sintesi lessicale è significativa di tutto un discorso che poi sarà sviluppato dall'avvocato Biagio Riccio per intendere che cosa? Che, in estrema sintesi, con la dottrina liberale si afferma il primato dell'individuo, il quale è libero perché vuole la rottura di ogni vincolo che impedisce la massima espansione della sua persona e dei suoi interessi. Ma questa libertà si esprime nella libertà di culto, nella libertà di parola, nella libertà di pensiero, di espressione. È evidente però che nella storia questo concetto ha corso un rischio di diventare una forma astratta di libertà. Quando nella società industriale e post-industriale si sono poste le grandi questioni sociali, la libertà di non bastava più. Era necessario che fosse integrata dalla libertà positiva, la libertà dal bisogno, dall'ignoranza, dalla malattia. Queste libertà, se non vengono soddisfatte, rendono l'uomo libero sul piano dei principi, ma di fatto non lo rendono libero. Se io sono un povero, non posso mandare a scuola mio figlio, io sono libero di esprimere il mio pensiero, ma mio figlio non sarà libero dalla ignoranza. Il senso di questo dibattito si è sviluppato proprio alla Costituente, dove sull'articolo 3
ci fu un aspro dibattito fra l'anima liberale da un lato, che si esprimeva nella libertà di, e l'anima cattolica e socialista dall'altro, che si esprimeva nel bisogno di integrare la libertà di dalla libertà da. Alla fine ci fu una vittoria. Nel terzo articolo, compito dello Stato è quello di rimuovere tutti gli ostacoli che di fatto impediscono la piena espansione della personalità dell'uomo. Su quel di fatto significa che io non posso essere soltanto libero di diritto, lo devo essere anche di fatto, e questa è la funzione di una moderna democrazia. Questo è ancora più attuale, adesso si voterà in America, no? Dicevano in America, sappiamo che questo tipo di discorsi dialettica non c'è mai stata, è una mentalità molto estremamente liberale, anche se poi c'è un partito che si chiama Partito Democratico, adesso è spesso un presidente, ma il suo avversario repubblicano diceva no, noi ci rivolgiamo alla classe media e quindi dobbiamo prendere i voti dalla classe media. Ok, un intervistatore gli ha chiesto, ma scusi, per me la classe media da chi è rappresentata? Ma la classe media è chi guadagna più di 250.000 dollari l'anno. A conti fatti sono il 3% della popolazione in America. Perché, e quindi anche lì questo astrattismo liberale torna, si troveranno a confrontarsi con queste, questo tipo di discorsi, di dialettica, perché ormai le grandi ricchezze, le ricchezze sono, diventano sempre più grandi, e alla base non c'è quella possibilità di modello di sviluppo, quella globalizzazione che poi ha aiutato a sfruttare, insomma, la crescita, stimolare la crescita di paesi che non avevano nulla, e quindi a ritrovarsi in casa un confronto su quello che si può intendere come classe media, come tipo di sviluppo. E quindi insomma, non riguarderà solo... È piacevole, Domenico, insomma, nello spirito da cui siamo partiti, cioè quello di condividere insieme all'Assemblea le tematiche affrontate ai seminari, ha lanciato insomma il primo stimolo al dibattito, alla conversazione, e prima di dare il là a questo dibattito volevo semplicemente dare un'idea di quello che sarà il terzo seminario, almeno le persone sanno di che cosa, a che cosa dovranno insomma far fronte nell'argomentarsi. Avevamo detto la storia della Carta Costituzionale, compromesso tra cultura cattolica, socialista e liberale, l'organizzazione dello Stato, la funzione legislativa dal Parlamento alle regioni, attraverso poi anche la Corte Costituzionale, sono degli argomenti che sembrano banali, però se, come ci siamo divertiti un po' ad approfondire, è un mare magnum di informazioni che poi consentono al cittadino e al politico, cioè il cittadino che deve esercitare il suo diritto politico, di capire come bisogna muoversi in determinati ambienti. Terzo punto, terza sessione del seminario sarà il referendum, il valore del referendum, di cui tra due minuti ci dirà ancora qualcosa Domenico. Alla quarta sessione i principi fondamentali, e cioè i criteri guida dei pubblici poteri, perché poi anche questa è una sovrastruttura, se vogliamo, politica, che noi dobbiamo in qualche modo scardinare se vogliamo capire come funziona e soprattutto se vogliamo essere preparati a dibattere sconfiggendo un po' l'idea che tutti hanno che il Movimento 5 Stelle, no, è populista e basta, protesta, invece qui vogliamo capire esattamente determinate dinamiche. La quinta e la sesta sessione, la quinta riguarderà linee guida delle attività amministrative comunali e la sesta linea guida della gestione amministrativa, comunque diritto amministrativo della regione. Quindi completeremo un percorso che parte dalla Carta Costituzionale, attraverserà, come si dice, il percorso regionale fino ad approdare a quello comunale, che ci consentirà poi a ognuno di noi che partecipa alle attività sul proprio territorio di capire meglio come funzionano certe dinamiche. Io direi che dalla nostra parte, se non vuoi aggiungere qualche parolina sul valore del referendum, io darei il microfono a loro, perché così magari il professore
Quindi se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa, il microfono è a disposizione di chi vuole. Se tu intanto vuoi aggiungere quella questione sul valore del referendum. Dove le democrazie più evolute sono quelle in cui l'istituto del referendum è utilizzato a tutti gli stati dell'organizzazione statale, cioè dal referendum nazionale a quello regionale. Addirittura in Svizzera fanno il referendum per dare la cittadinanza, anzi la nazionalità, a ogni singolo cittadino. Si fanno dei referendum di quartiere. Qui in Italia i referendum comunali sono una cosa, seppur prevista negli statuti, ma anche poi sancita dalla Costituzione, sono un istituto che viene sempre un po' ostacolato dai partiti, non viene mai preso con entusiasmo. Sono sempre le iniziative di raccolta di firme dal basso che con enorme sacrificio si portano a dei referenti politici che poi quando vengono anche votati e superati con una politica maggioranza del 50% di uno degli elettori, spesso vengono disattese dalla politica con delle leggi che ne cambiano la forma pur mantenendo il contenuto nella situazione precedente. Noi qui a Pazzo ci stiamo adoperando anche per fare qui lancia solo mastica, questa cosa e poi diamo il micro. Un'iniziativa referendaria che qualora si dovesse realizzare sarebbe una cosa molto bella per Pazzo, perché sarebbe la prima volta che il popolo pazzese sarà chiamato a votare per una cosa che lo riguarda e poter decidere, come abbiamo detto prima, l'altra rovescia della medaglia della democrazia, cioè il momento in cui il cittadino è chiamato a esprimersi direttamente su un qualcosa, una tematica. Bene, io vorrei far girare il microfono, quindi cerco un volontario. Forza ragazzi! Professore, buonasera, sono Domenico Domenicis, vengo da Ortona. Volevo capire bene, mi sento questi tre seminari che dovete fare qui a Pasto. Il primo, se ho capito bene, è composto da sei sessioni. E quindi all'incirca che dureranno? Un'ora e mezza, ma poi dipende, può durare di meno, di più, perché dipende dalla qualità del dibattito, cioè non è una conferenza, è il professore che lancia delle argomentazioni che sono una valida motivazione di confronto. Nulla osta che se questi seminari, tre, avranno un esito positivo, saranno validi, funzionali, soddisferanno le aspettative, ci porteranno a un livello di qualifica personale migliore, si possano fare degli approfondimenti. L'ambizione più grande è fare un laboratorio di studi politici, di seminari politici permanente qui a Vasto. Cioè l'idea è quella di creare ancora una volta la educazione civica, la formazione politica non al partito, perché noi non siamo un partito, la formazione politica significa avere la cosiddetta presa di coscienza. Prima parlavamo di indignazione, perché tutti siamo indignati, di entusiasmo, di preparazione, di impegno, di formazione, di competenza e di partecipazione. Quindi se noi riusciamo a coniugare tutto questo nel tempo e a creare una base solida, io mi riferisco soprattutto ai ragazzi, io ho una figlia di 16 anni che tra poco sarà maggiorenne e come molti di noi ci troveremo di fronte dei ragazzi ai quali probabilmente la scuola offre sempre meno, la politica li ha allontanati, uno spirito diverso, propositivo, perché noi siamo propositivi, non siamo sempre no, noi siamo propositivi. Noi dobbiamo in qualche modo responsabilizzarci e creare un riferimento per chi ha voglia di cambiare le cose e può farlo solo attraverso un confronto con persone competenti, perché qua nessuno di noi, almeno oggi, no, siamo in grado di spiegare come funziona l'apparato amministrativo, giuridico,
politico, come volete voi.